Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Benvenuto al Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, Vito Angiuli. Grazie, grazie dell'invito che mi avete rivolto. Noi quando invitiamo i Vescovi, li invitiamo sempre da più di 2 anni a questa parte per parlare dell'Evangelii Gaudium, il documento che sull'evangelizzazione che il Papa ha riconsegnato alla Chiesa italiana, e i nostri telespettatori lo sanno, lo facciamo a partire dal numero che il nostro ospite ci suggerisce. In questo caso il suo suggerimento è caduto sul numero 288, siamo alla fine del documento, nel quinto capitolo dedicato alla evangelizzatori con spirito, cioè evangelizzatori aperti allo Spirito Santo. E il Papa in particolare nel 288 ci fa riflettere su quello che chiama lo stile mariano dell'evangelizzazione. Andiamolo a leggere insieme. Vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli, ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio, perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote, è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei che conserva premurosamente tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. Perché hai scelto proprio questo numero? Certo, questo numero perché è la conclusione del documento, ma in realtà credo che possa essere interpretato come la sintesi del documento stesso, perché parla dello stile dell'evangelizzazione. E credo che il documento del Papa sia importante non soltanto per i contenuti da proporre nell'evangelizzazione, ma credo che Evangelii Gaudium sia soprattutto, come dire, un invito alla Chiesa ad assumere un nuovo stile di evangelizzazione. Direi che, come oggi si dice anche in teologia, che il cristianesimo è soprattutto stile, dove quando si dice stile evidentemente si dice anche un contenuto da proporre, ma soprattutto una modalità con cui proporlo. Ora, questo numero conclusivo, che appunto richiama il tema dello stile dell'evangelizzazione, fa riferimento poi dopo alla Madonna. E qui io vorrei dire che di solito, diciamo, i documenti si concludono con un richiamo a Maria. In questo caso, però, il richiamo alla Madonna non è soltanto, come dire, come formale, formale, ecco, come si di solito si conclude un documento. Qui invece è, come dire, sostanziale, perché effettivamente lo stile dell'evangelizzazione deve essere uno stile mariano. Come si dice in teologia, no? C'è un principio mariano della Chiesa, cioè la Madonna è la personificazione della Chiesa, è colei che dà la forma della Chiesa e anche il modo con cui la Chiesa si deve proporre. E se abbiamo ascoltato le parole del Papa, lì si parla di tenerezza, si parla di calore domestico, cioè di tutte quelle virtù che fanno riferimento, diciamo, a una figura femminile. E più volte il Papa, nei suoi documenti, parla della Chiesa come madre, come donna. Ed è evidente che il riferimento alla Madonna, in questo caso, è un riferimento appunto centrale. Ma c'è uno stile mariano dell'evangelizzazione nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, al di là del santuario di Santa Maria Finibus Terre? Beh, non è che al di là. No, quello è centrale. Beh, non si può prescindere. No, è un santuario che io definisco, diciamo, identitario. Cioè, certe presenze in una diocesi non sono così esterne, esteriori. Quando noi diciamo il santuario di Santa Maria di Leuca,
o Santuario dei Finibus Terre, sì. Anche questo titolo, diciamo, è significativo. Anzi, voglio dire che quando sono venuti i due papi, perché è venuto prima Benedetto XVI nel 2008 e ha celebrato la messa dal piazzale del santuario. Poi Quattro mesi fa il Papa Francesco. Poi Papa Francesco, tutti e due hanno fatto riferimento a questo titolo perché il titolo è significativo. D'altra parte la diocesi si chiama Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, quindi, come dire, come spesso io richiamo anche nella diocesi, si tratta di una dimensione di identità. Ora, come si traduce a livello pastorale, esperienziale, in stile questo? Ecco, questo è quello che noi stiamo cercando di vivere, cercando di rendere presente. Il tema dell'accoglienza, per esempio. Il tema dell'accoglienza, abbiamo incominciato a fare un'iniziativa già da alcuni anni che abbiamo chiamato la Carta di Leuca, che è incentrata soprattutto su quest'idea, l'idea che essendo una terra di frontiera, che sta, come dire, in collegamento con gli altri popoli che sono dall'altra parte del Mediterraneo, deve essere una diocesi che accoglie e che rende possibile, diciamo, il dialogo, il confronto. Quindi facciamo questa esperienza nel periodo di agosto, al centro del periodo agostano, in cui invitiamo alcuni giovani degli altri paesi del Mediterraneo, quindi con altre culture, con altre religioni, con altre prospettive, e lì insieme con i nostri giovani facciamo delle giornate di convivialità, di incontro, di esperienza. Insomma, vogliamo dare un contenuto a questa nostra definizione dei Finibus Terre, che non indica il confine, ma indica invece la frontiera, indica, come il Papa poi ha detto anche nel discorso che ha fatto quando è venuto per Don Tonino, indica una finestra da cui guardare l'altro e con il quale entrare in dialogo. Quindi anche un po' una porta, oltre che una finestra. Una porta, comunque una possibilità di incontrarsi, di comunicazione, di incontro. E devo dire che è un'esperienza molto bella. Stiamo parlando di questa visita del Papa avvenuta in occasione del 25esimo anniversario della morte di Don Tonino Bello. Don Tonino Bello, che lei ha conosciuto e con cui ha lavorato tanto. Tra poco andremo a vedere il Papa, ma prima un ricordo personale di che cosa le ha lasciato Don Tonino. Ovviamente, diciamo, molti ricordi di Don Tonino, perché io sono stato nel seminario regionale di Molfetta, cioè la sua diocesi, esattamente lungo l'arco di tutto il suo episcopato, dal 82 fino al 93, al giorno dell'anno della sua morte. E quindi naturalmente conservo moltissimi ricordi, perché il dialogo era frequente. Uno, ce ne racconti. Ecco, uno quando lui è tornato da Sarajevo. Mm. Allora io ero in seminario, Don Tonino insieme con i 500 che erano andati a Sarajevo sono tornati e li ho visti venire in seminario. È stata, come dire, un impatto molto, molto incisivo, perché vedere la figura di questo vescovo, che era già malato, no? Quindi già nel corpo si vedeva la sua malattia, aver affrontato questo viaggio con grande coraggio. E quando è venuto, io ero appunto in seminario, vederlo ancora capace di parlare, capace ancora di, come dire, di stimolare, questo è un ricordo straordinario che ovviamente io conservo con tanta cura. Vediamo invece come l'ha ricordato Don Tonino Bello Papa Francesco il 20 aprile scorso, proprio ad Alessano, dunque nella città natale di Don Tonino e nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Capire i poveri era per lui vera ricchezza, anche era capire la sua mamma. Capire i poveri era la sua ricchezza. Aveva ragione, perché i poveri sono realmente ricchezza della Chiesa. Ricordacelo ancora, Don Tonino, di fronte alla tentazione ricorrente di accordarci dietro ai potenti di turno, di ricercare privilegi, di adagiarsi in una vita comoda. Il Vangelo, eri solito a ricordarlo a Natale e a Pasqua, chiama una vita spesso scomoda, perché chi segue Gesù ama i poveri e gli umili.
Così ha fatto il Maestro, così ha proclamato sua madre, lodando Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Una Chiesa che ha a cuore i poveri rimane sempre sintonizzata sul canale di Dio. Non perde mai la frequenza del Vangelo e sente di dover tornare all'essenziale per professare con coerenza che il Signore è l'unico vero bene. Capire i poveri era una delle, dice Papa Francesco, dei talenti di Don Tonino. Può confermarlo intanto questo? Ah, certamente. Una testimonianza diretta? Sì, perché poi capire i poveri significava che lui aveva una sorta, come dire, di empatia, che nasceva dal fatto che lui è nato povero. Cioè, questo mettersi in sintonia con le persone deboli, fragili, povere, era una questione acquisita già dalla sua infanzia, una famiglia povera, diciamo, ha vissuto la povertà e quindi, come dire, aveva questa capacità di entrare dentro il volto della persona debole, della persona povera. E naturalmente poi bisogna intendere cosa significa capire i poveri, perché questo mi sembra anche molto importante. Capire i poveri certamente significa comprendere le loro sofferenze, i loro drammi, comprendere le loro difficoltà, leggere sui volti la capacità, no? Di Don Tonino ha parlato sempre di questa capacità di incontrare i volti, perché il volto poi è trasparenza anche della persona. Però c'è un'altra questione, secondo me, più profonda, che peraltro il Papa richiama nel suo discorso. Capire non soltanto i drammi dei poveri, ma capire la ricchezza dei poveri. Cioè, credo che Don Tonino ci abbia insegnato a capire che i poveri sono veramente una ricchezza da valorizzare, perché portano dentro di sé uno sguardo diverso con cui guardare la realtà. Ed è molto bello che nel discorso del Papa, se lo si legge con attenzione, per tre volte cita la ricchezza dei poveri. Sì, sì, perché noi siamo abituati a considerarli come destinatari della nostra elemosina. Esatto. E non è quella la prospettiva con cui Don Tonino e Papa Francesco esatto. ci fanno cioè, vedere. Si tratta innanzitutto di capire il dramma che, dal punto di vista materiale, ma si tratta di capire che dentro questo dramma c'è una ricchezza che bisogna far emergere, perché è una ricchezza che aiuta anche noi, come dire. È uno sguardo da assumere. È uno sguardo da assumere per guardare la realtà da un'altra prospettiva, guardarla dal basso, non soltanto guardarla dall'alto, da chi domina la realtà o di chi ha la possibilità di dominare la realtà, ma anche da chi si trova di fronte alla realtà indifeso e guarda prospetticamente in maniera totalmente diversa. La sua esperienza di Don Tonino però è stata soprattutto dall'interno del seminario. Com'era Don Tonino educatore? Tra l'altro proprio a questo tema lei ha dedicato il suo ultimo libro, che non è il primo peraltro su Don Tonino, e si chiama Ha scritto Tamo sulla roccia, Don Tonino Bello, accompagnatore vocazionale. Ecco qui la innanzitutto copertina. Bisogna dire che gran parte della vita di Don Tonino è stata vissuta in relazione al seminario. Se noi consideriamo anche la sua vita, la prima infanzia in famiglia, potremmo parlare quasi di un seminario domestico, perché questo è anche molto significativo. Il seminario di Don Tonino non è stato soltanto quando lui è entrato nel seminario di Ugento, ma già la sua vita in famiglia con la mamma, il Papa, abbiamo ascoltato, ha fatto riferimento anche alla mamma di Don Tonino. E peraltro nella tomba sono sepolti insieme. Sono sepolti insieme, diciamo. Quindi c'è e per giunta quando Don Tonino poi parla della Madonna, il suo bellissimo libro Maria donna dei nostri, dei nostri giorni. C'è come dire, una sovrapposizione di immagini tra la Vergine Maria e la mamma, insomma, questo mi sembra molto evidente anche nei titoli che Don Tonino, no, ha dato alla Madonna. Per cui allora la povertà di Don Tonino era una povertà che lui viveva da già, come dire, e ha vissuto un seminario, come dire, ha vissuto la sua vita con un grande riferimento al seminario. Dicevo, gran parte della sua vita è stata in riferimento al seminario. E nel libro che ho scritto ho voluto mettere in evidenza
questa prospettiva, perché a me sembra particolarmente significativa, anzi attuale, se pensiamo al prossimo sinodo dei Vescovi, che è appunto sui giovani, sulla dimensione... Come lo voleva il seminario, Don Tonino? Don Tonino il seminario lo voleva con alcune caratteristiche particolari. Guardi, innanzitutto il seminario dove c'è un educatore che ha passione per la vita. Cioè, l'educazione, prima di essere un contenuto da dire o da dare ai giovani, è soprattutto, come dire, l'esperienza, lo stile dell'educatore. Torniamo alla parola stile di prima. Appunto, lo stile dell'educatore che... da cui traspare una passione per la vita. Questo è ciò che i ragazzi innanzitutto comprendono. E poi un seminario dove ci sono alcuni punti importanti, per esempio il tema del magis, cioè Don Tonino era esigente, voleva molto dai ragazzi, esigeva da loro nello studio, nella vita, un seminario gioioso, un seminario dove la vita la si vive in maniera, come dire, con l'allegria, no? Un seminario dove si è capaci però anche di entrare in relazione con gli altri, di vivere la fraternità, la condivisione, l'amicizia. Quindi quei valori che poi lui ha espresso anche nella sua vita, nel suo ministero episcopale, erano i valori sui quali ha impostato anche l'educazione nei suoi oltre 20 anni di educatore nel seminario di Ugento. E nel libro si mostra tutto l'affetto, l'amore di questi ragazzi che a distanza di anni ancora ricordano quell'esperienza come un'esperienza eccezionale. Ma sono stati segnati. Segnati, un'esperienza eccezionale nella loro vita, della quale, insomma, ovviamente sono riconoscenti a Don Tonino. E credo che i seminari dovrebbero avere soprattutto queste figure educative come lui. Ci fermiamo un attimo, una piccola pausa, poi torneremo a parlare di Ugento, Santa Maria di Leuca e soprattutto di Don Tonino Bello. A tra poco. Siete una finestra aperta da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla storia. Con noi c'è il Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca. Insieme a lui stiamo rivivendo la visita di Papa Francesco nella sua diocesi, una visita nel nome di Don Tonino Bello, una visita attraverso la quale il Papa ci ha anche indicato lo stile del Vescovo, della Chiesa di Don Tonino Bello. Andiamo a riascoltare le sue parole. Don Tonino ci richiama a non teorizzare la vicinanza ai poveri, ma stare loro vicino, come ha fatto Gesù, che per noi, dal ricco che era, si è fatto povero. Don Tonino sentiva il bisogno di imitarlo, coinvolgendosi in prima persona fino a spossessarsi di sé. Non lo disturbavano le richieste, lo feriva l'indifferenza. Non stava con le mani in mano, agiva localmente per seminare pace globalmente, nella convinzione che il miglior modo per prevenire la violenza e ogni genere di guerre è prendersi cura dei bisognosi e promuovere la giustizia. Infatti, se la guerra genera povertà, anche la povertà genera guerra. Cari fratelli e sorelle, questa vocazione di pace appartiene alla vostra terra, a questa meravigliosa terra di frontiera, Finisterre, che Don Tonino chiamava terra finestra, perché dal sud dell'Italia si spalanca ai tanti sud del mondo, dove i più poveri sono sempre più numerosi
mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre di meno. Siete una finestra aperta da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla storia, ma siete soprattutto una finestra di speranza, perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un'arca di pace accogliente. Come si tiene aperta questa finestra di speranza di cui parlava Don Tonino oggi? Beh, si tiene aperta innanzitutto non considerando l'altro come un nemico, considerandolo, diciamo, come una persona, un fratello, una persona che porta dentro di sé una umanità, dei valori, magari qualcuno anche differenti dai nostri, ma con i quali, come dire, dialogare e venire in qualche modo a contatto, perché quello che abbiamo sperimentato, soprattutto che sperimentiamo in questa terra che è stata sempre terra di accoglienza e lo porta, diciamo, iscritto nella sua storia, nella sua identità. E quindi avere la capacità di guardare dall'altra prospettiva, mettersi, come dire, non soltanto dalla propria, incrociare le prospettive dell'uno con l'altro, e questo rende l'altro, diciamo, non un nemico, non un estraneo, comunque almeno un ospite da accogliere. Ed è questo quello uno degli insegnamenti fondamentali che Don Tonino ci ha ricordato. Noi, nella carta di Leuca che abbiamo vissuto quest'anno, abbiamo voluto riprendere una sua parola significativa, che è la convivialità. Abbiamo parlato del Mediterraneo come un mare di convivialità. E Don Tonino spiega in un suo discorso che convivialità è il nome della pace. Anzi, lo dice in molti suoi discorsi. E la pace è sedersi attorno a una tavola, tutti insieme, e mangiare lo stesso pane. Ora abbiamo detto noi, questa è una bellissima immagine anche, come dire, del Mediterraneo, che non è un mare dove costruire, come dire, muri, dove edificare, come dire, fortezze, ma è un mare da immaginare come una tavola. Una tavola attorno a cui, come dire, tutti i popoli che sono attorno al Mediterraneo possano sedersi insieme, considerandosi tutti ospiti della stessa realtà e con le differenze che le caratterizzano, mettere insieme i doni gli uni degli altri. Quindi questo è un grande insegnamento, credo anche con una attualità, perché il tempo che stiamo vivendo, come dire, la cultura che si va, come dire, in qualche modo affermando nel nostro tempo, vuole presentare un'altra realtà. Il Mediterraneo è stato sempre un mare di incontro, certo anche momenti di scontro, ma tuttavia le grandi civiltà si sono costruite proprio attorno a questo mare. Prima parlava dei seminaristi che sono stati segnati dal loro vescovo Don Tonino Bello. Lei all'epoca era un giovane prete. Come è stato segnato da giovane, se è stato segnato da giovane prete da Don Tonino Bello, e che significato ha avuto diventare vescovo nella terra di Don Tonino? Beh, intanto uno viene segnato dalla personalità di Don Tonino, cioè avere la possibilità di una frequenza, direi quasi quotidiana, con lui, sentire le sue parole dal vivo, vivere i gesti che lui viveva, leggere i suoi scritti. Noi ogni settimana leggevamo... Ma da prete cosa ha imparato da Don Tonino? Vorrei aver imparato un po' di più. Cioè, forse non ho imparato molto. Certamente ho imparato come si dovrebbe essere. Magari, almeno qui, davanti a me, come dire, una esemplarità, quello che diciamo, emerge dalla la sua vicinanza, la sua capacità di empatia, questo mi sembra una cosa... Invidio anche il suo stile pastorale, ma anche il suo stile letterario, perché anche i suoi scritti, diciamo, sono una ricchezza, una bellezza, anche ancora adesso li leggiamo con tanta... E come vorrei imparare, questo me lo permetterà, no, di dire, non solo come si vive, vorrei imparare da Don Tonino anche come si muore. Guardi che Don Tonino, a mio parere, tra tutti gli altri insegnamenti, e ci ha dato il grande insegnamento di come si vive la sofferenza e soprattutto di come si vive la morte.
leggendo le sue ultime parole, quelle pronunciate il Giovedì Santo nella cattedrale di Molfetta, e vedendo come le pronunciava, si vede il segno pasquale del cristiano che ne ricorda una, e con questa andiamo al rosario, perché non tutti ricordano quel discorso. Beh, bellissimo. Un invito a guardare il futuro, a guardare in avanti, la primavera che viene, non c'è la catastrofe. Insomma, pensare che uno che sta morendo, e lui era pienamente consapevole di questo, invece di parlare in maniera triste o così rassegnata, parla di un mondo nuovo, invita a guardare avanti, e lo dice con un'espressione tuttavia sembra sofferente, ma come uno che veramente ci crede, per il quale ha speso la sua vita. A me pare che sia un grande insegnamento che io vorrei poter aver imparato da lui. Grazie davvero al vescovo di Ugento Santa Maria di Uleuca. È il momento del rosario in diretta da Lourdes. Grazie per essere stato con noi, appuntamento a domani sempre alle 17:30. Maria Santissima, ci aiuti a farci carico dei problemi, delle sofferenze e delle difficoltà del nostro prossimo mediante un atteggiamento di condivisione e di servizio.